Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Ha parlato a lungo Gesù e a più riprese di una vita in pienezza e di lui stesso mandato da Dio per alimentarla, per farla crescere. Molti suoi ascoltatori alla fine reagirono in malo modo. Questo discorso è duro, chi può capirlo? Non hanno detto che era difficile, hanno detto che era duro da far entrare nel cuore, nella mente, per metterlo in pratica. Ma qual era il discorso che trovavano duro? Quello che abbiamo sentito spezzettato in varie puntate durante queste ultime domeniche. Il pane e il companatico di ogni giorno potete procurarvelo da soli col vostro lavoro, aveva detto il Signore. Ma sapete che non di solo pane vive l'uomo, ma di un cibo che viene da Dio e che vi dà la vita eterna. Quello cercate da me, anzi sappiatelo, sono io stesso questo pane. Noi forse ci chiediamo, ma come fa una persona ad essere pane? Riandiamo a un'esperienza che capita a tutti di fare. Quando quella persona ci parla con amore, ci dice parole che ci consolano se siamo tristi, ci rafforzano, ci incoraggiano se siamo giù di corda, è come se ci desse se stessa in cibo. È così che Gesù diventa pane. Alla fine arriva a dire che anche con la sua vita, con tutta la sua persona fatta di anima, di carne e di sangue, lui è cibo per noi. Sì, proprio così. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Perché solo chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Vita eterna, appunto. Perché la vita, se non è eterna, non ci basta. Vita eterna, scusate se lo ripeto, è la vita di adesso che si riempie di sapore e si allarga sugli orizzonti di Dio. Sentendo dire da Gesù che bisognava mangiare la sua carne e bere il suo sangue, alcuni ascoltatori immaginarono di doverlo fare a pezzi e divorare le sue carni. No, il modo che ha inventato è l'Eucaristia. Nel pane e nel vino dell'Eucaristia ci dona il suo corpo e il suo sangue, cioè tutto se stesso, con totale generosità. E dove sta la durezza del discorso di Gesù? Duro è accettare il suo insegnamento, seguirlo come maestro sempre. Ma egli è un maestro onesto, leale. Non è di quelli che per paura di perdere clienti abbassano i prezzi. Non è un imbonitore che pur di avere seguito promette solo rose e fiori. È leale Gesù. Questa è la strada della vita eterna. E allora che volete fare? Andarvene o seguirmi? Decidete voi. Auguriamoci di poter condividere la reazione schietta di Pietro, l'Apostolo. Signore, e da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi ci fidiamo di te. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.